Dal Vangelo di Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Pilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa seconda domenica di Avvento vi raggiunge da un salone vuoto per simboleggiare il deserto nel quale si trovava Giovanni Battista nel momento in cui la parola scende su di lui. Luca introduce Giovanni Battista e quindi Gesù con una cornice storica molto significativa, molto precisa, partendo dall'imperatore fino ad arrivare ai re che stavano in Palestina e ai sommi sacerdoti che erano nel Tempio, per dirci che tutta la storia, quella civile e quella religiosa, quella pagana e quella giudaica, sono contenute nella venuta del Signore Gesù che trasforma tutto, il mondo intero, la storia intera, con Gesù a un nuovo inizio, una nuova direzione. La parola di Dio non scende su questi potenti del mondo antico, che sono sette per simboleggiare proprio la totalità dei poteri, ma scende su questo uomo, figlio di un sacerdote, che non si trova nel Tempio, bensì nel deserto. E se noi vogliamo fare la stessa esperienza di Giovanni Battista, cioè fare l'esperienza della parola di Dio che scende su di noi e che riempie il nostro cuore e la nostra vita, noi dobbiamo acquisire le caratteristiche del deserto, di quel luogo dove quasi non si poteva vivere, ma nel quale scende la parola che fa vivere. Quali sono le caratteristiche del deserto che noi dobbiamo fare nostre? Prima di tutto il silenzio. Nel deserto c'è il silenzio. Si può ascoltare il silenzio e nel silenzio la parola di Dio può scendere. Nel silenzio la parola di Dio può essere ascoltata, come nel silenzio possono essere ascoltate anche le parole degli uomini. Quando c'è troppo rumore, quando c'è troppa confusione, quando le parole si sommano le une alle altre, lì è difficile ascoltare e certamente la parola di Dio non ci può riempire. Fin quando noi siamo immersi dai rumori, fin quando non riusciamo a fare un momento di silenzio, anzi abbiamo timore di fare silenzio perché siamo costretti a riflettere rientrando in noi stessi, certamente la parola di Dio non ci raggiungerà. Quindi troviamoci dei momenti di silenzio, cerchiamo di recuperare degli attimi in cui spegniamo tutte le voci, annulliamo tutti i rumori per sentire la voce della nostra coscienza, la voce dei fratelli, ma soprattutto la voce di Dio. Nel deserto poi un'altra caratteristica è l'essenzialità. Nel deserto non c'è superfluo, nel deserto non c'è accumulo, nel deserto non c'è spreco. Nel deserto si va all'essenziale, ognuno deve portare ciò che è strettamente necessario, non può permettersi di portare nulla di più, perché il deserto non lo richiede.
l'essenziale dobbiamo scoprire, dobbiamo riscoprire, perché troppe volte nel mondo di oggi la pubblicità, le mode ci rendono importanti cose che non lo sono, ci fanno sembrare indispensabili cose che non servono assolutamente. Riscoprire l'essenziale è tipico del deserto, ma è molto utile per la nostra vita di oggi. E poi nel deserto è importante andarci insieme e insieme camminare, perché se il deserto lo affronti da solo, quasi sicuramente nel deserto ti smarrisci, quasi sicuramente nel deserto corri il rischio di morire. Camminare insieme permette di affrontare il deserto e di superarlo. Camminare insieme è ciò che la Chiesa in questo tempo di sinodo vuole fare. Tutti ci dobbiamo sentire coinvolti, tutti dobbiamo aprire gli occhi gli uni sugli altri, perché insieme possiamo raggiungere il traguardo dell'incontro con Dio. Perché questa parola che scende su Giovanni nel deserto è una parola di Vangelo, è una parola buona, è una parola bella, è una parola che invita alla conversione ed è una parola che invita a scoprire una vita nuova. E questa parola Giovanni la annuncia lungo tutta la regione del fiume Giordano. Il fiume Giordano per gli ebrei non è soltanto un confine geografico, ha un grande valore simbolico, perché divide il mondo della schiavitù dal mondo della libertà, il mondo in cui il popolo di Israele era schiavo degli egiziani, del faraone, e il mondo in cui il popolo degli ebrei ha fatto l'esperienza della libertà dei figli di Dio, del luogo in cui scorre latte e miele. Simbolicamente, quindi, Giovanni Battista, annunciando il Vangelo in quella regione, voleva dire al popolo degli ebrei: rifletti, sei davvero un popolo libero? Hai compiuto davvero il passaggio dalla schiavitù alla libertà? E questa stessa domanda oggi Giovanni la fa a me e la fa a voi, care sorelle e cari fratelli. L'abbiamo fatto il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio? L'abbiamo fatto il passaggio dalla schiavitù di tante cose che non sono necessarie all'unica cosa necessaria, che è la grazia del Signore Gesù per ciascuno di noi? Giovanni, invitando a scendere nel Giordano, invitando simbolicamente a riattraversare quel corso d'acqua, voleva dire: tu ancora non sei veramente libero, o popolo. Devi rifare il passaggio verso la libertà, dalla schiavitù, perché ti sei perduto, perché hai perso di vista la volontà del Signore e sei ancora schiavo. Sei schiavo di te stesso, sei schiavo delle tue passioni, sei schiavo delle tue fragilità. E per questo Giovanni fa propria la profezia del profeta Isaia, che in lui e poi ancora di più potentemente in Gesù si realizza. Il Signore viene per portarci alla libertà. Il perdono dei peccati non è qualcosa che noi ci conquistiamo andando al Tempio, facendo le nostre offerte, facendo qualche piccolo sacrificio, qualche piccola rinuncia. Il perdono dei peccati è un dono di Dio che ci invita a cambiare, come dice la parola conversione, la nostra mentalità, il nostro modo di ragionare, i criteri sui quali poggiamo la nostra esistenza. Per questo il Signore spianerà per noi la strada, per questo il Signore abbasserà i monti e i colli e riempirà i burroni e le valli, perché Egli ci possa venire incontro con facilità e noi con facilità possiamo camminare incontro a Lui per ottenere la libertà che Lui ci porta in dono. Davvero dobbiamo fare attenzione che non è sforzo nostro abbassare le colline e riempire le valli, ma è quello che il Signore fa per noi. Anche quando le cose sembrano impossibili, anche quando certe situazioni
sembrano troppo più forti di noi, il Signore può risolverle. L'importante è che noi lo aspettiamo sui suoi sentieri, lo aspettiamo sulle strade che Lui apre davanti a noi e non su quelle che piacciono a noi, non sui sentieri che noi ci scegliamo, perché a volte a noi piacciono cose che al Signore non interessano. Noi siamo interessati a realtà che al Signore non servono, che il Signore non vuole. Dobbiamo imparare in questo tempo di avvento, in questo tempo di attesa, in questo tempo che il Signore ci offre, perché noi possiamo farne tesoro, a capire la volontà di Dio per ciascuno di noi, perché questo è l'unico modo per poter vedere la salvezza del Signore. Questa è la buona notizia. Ogni carne, ciascuno di noi, tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo vedranno la salvezza del Signore. Ma per poterla vedere dobbiamo togliere tutti gli ostacoli, come quando si va a un concerto, come quando si va allo stadio, come quando si va a teatro, anche come quando si va in chiesa, se c'è qualcuno più alto di noi davanti a noi, ci impedisce di vedere, così noi dobbiamo eliminare gli ostacoli. Alla persona che fosse davanti a noi chiediamo di spostarsi, agli ostacoli che ci impediscono di vedere Gesù, di avere la vista su Gesù come sul miglior panorama della nostra esistenza, noi dobbiamo dire non ti voglio e dobbiamo eliminarli. Sono gli ostacoli del nostro orgoglio, gli ostacoli del nostro egoismo, gli ostacoli della nostra superbia. Dobbiamo toglierli con l'aiuto del Signore, dobbiamo convertirci. Così, e concludo, saranno eliminate anche tutte le strade storte, tutte le curve che possono far venire il mal di mare a noi e al Signore Gesù. Tante volte forse abbiamo fatto questa esperienza su strade contorte, su strade di montagna, quando siamo arrivati al traguardo quasi eravamo sfasati, ci girava la testa, lo stomaco era in subbuglio. Ecco, dobbiamo evitare tutto questo a noi e al Signore. La strada diritta sulla quale il Signore vuole camminare e sulla quale il Signore vuole che anche noi camminiamo ci aiuterà a raggiungere facilmente l'incontro con Gesù, il Dio della vita, il Dio dell'amore, che dobbiamo far nostro e che dobbiamo seguire.